Davide, Giannina ed Edi, tre giovani in cammino verso Gerusalemme a piedi, in compagnia di tre asinelli, di cui uno nato in Toscana durante il cammino. La singolare e coraggiosa marcia della pace, che vede protagonisti tre giovani di diversa nazionalità, ha fatto tappa nei giorni scorsi a Torre dei Nolfi. In realtà la carovana della pace contava all'inizio circa 13 persone, ma si sa che viaggiare a piedi da Santiago de Compostela, dove tutto è cominciato il 15 marzo 2017, non è per tutti. Qualcuno si è perso durante un cammino che sarà lungo 2 anni e mezzo e sono rimasti in tre, come ricorda una celebre canzone, tre giovani che non si sono spaventati davanti alle difficoltà, che hanno deciso di lasciare la macchina con la quale sono partiti, ottenendo in cambio 2 asinelli per vivere proprio un pellegrinaggio nel vero senso della parola. Arrivati in Toscana c'è spazio anche per il lieto fuori programma, dal momento che uno dei 2 asinelli, di sesso femminile, deve partorire. I tre trovano ospitalità in un'azienda agricola che fornisce tutto il supporto necessario. Lì rimangono per 3 mesi, il tempo necessario dettato praticamente dalla natura, per consentire all'animale di rimettersi in cammino. Se riparte in direzione Perugia, Assisi, Roma, per proseguire verso i comuni che fanno parte del cammino del Volto Santo e fra questi anche Bugnara, prima di spostarsi verso Brindisi e Bari, dove 3 marciatori si imbarcheranno per proseguire la lunghissima marcia della pace. Nella tappa a Bugnara non sono mancati entusiasmo e grande accoglienza da parte del sindaco Giuseppe Lostracco e del parroco padre Ruben. Noi facciamo parte di un cammino, il cammino del Volto Santo. E loro quando sono arrivati a Roma hanno deciso di seguire questo cammino fino a, diciamo, ai confini dell'Abruzzo e il Molise. Quindi noi siamo orgogliosi di ospitarli, questo gruppo formato da un italiano, da una cilena e da un portoghese. E più 3 asinelli, di cui uno è nato durante il percorso. In più, siccome si parla di religione, di pace, assolutamente abbiamo voluto la presenza di padre Ruben, anche lui brasiliano, quindi sudamericano. Quando mi hanno chiamato dicendo se volevamo ospitare questo gruppo, sono rimasto orgoglioso e tutta la comunità di Bugnara è rimasta orgogliosa. Tant'è vero che questa sera, nonostante il 14 di agosto, stiamo tutti insieme qui al Circo Nolfese a fare una cenetta con loro, e loro ci stanno raccontando le varie esperienze, veramente sono tante, che hanno vissuto durante questi mesi. Voglio ringraziare il presidente e il vicepresidente del Circolo Nolfese Agli di Torre dei Nolfi per la loro disponibilità a organizzare questa bellissima serata. Come sempre disponibile, pronta a tutto. Io ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha permesso questa bellissima serata, perché appena che ce l'ha detto abbiamo preso al volo la situazione. Quindi siamo veramente fieri di aver accolto questo gruppo di ragazzi con i loro asinelli qua nel nostro piccolo paese. È stata una bella esperienza, un cammino che stanno facendo loro per la pace. Ringraziamo soprattutto anche loro che sono venuti a trovarci. Per me è un grande privilegio di vedere anche un altro simbolo della pace, che sono gli asinelli che camminano con loro. E come noi sappiamo nella storia biblica, né, della salvezza, gli asinelli sono stati sempre un strumento di portare Gesù nell'ingresso in Gerusalemme nella Domenica delle Palme e prima non portò la Madonna nell'esilio per sfuggire della condanna e dell'uccisione del bambino Gesù in Egitto. E vedendo tutto questa scena mi scolpisce il cuore. Allora pregherò per loro, che loro possano continuare questa marcia e anche un modo di sensibilizzare tutta la Chiesa e anche tutta l'autorità civile. Sappiamo che la pace è un dono dello Spirito Santo, però noi dobbiamo impegnarci perché questa pace possa reinare
nel nostro cuore, nella nostra famiglia e nel mondo intero. E lui sta, loro sta dando questo grande esempio. E noi come Chiesa li accompagniamo con la nostra preghiera e anche con tanto affetto e con tanto amore. I giovani marciatori hanno ringraziato la comunità per il calore mostrato e invitano quanti lo desiderano a unirsi a loro per questa marcia sui generis, che sarà pure particolare, ma mantiene la pace come filo conduttore, quel legame che si è perso anche nelle piazze e nei quartieri delle piccole comunità. Ciao a tutti, mi chiamo David e vorrei innanzitutto ringraziare sia il sindaco che tutta la comunità di Pugnara per averci accolto e averci dato ospitalità. Vi racconto nuovamente il nostro progetto. Noi siamo un gruppo di persone che ha voluto intraprendere una storica marcia della pace e abbiamo iniziato questo lungo cammino il 15 marzo del 2017 da Santiago de Compostela in Spagna, con l'obiettivo di arrivare fino a Gerusalemme a piedi in compagnia di tre splendidi asinelli, di cui uno è nato lungo il cammino in Toscana solamente 7 mesi fa. Vi racconto brevemente questo aneddoto perché è divertente. Noi avevamo iniziato da Santiago in 13 persone circa di varie nazionalità e utilizzavamo una macchina d'appoggio per tutto il materiale logistico. Solo che ad un certo punto ci siamo accorti lungo il cammino che la macchina era più quello che ci divideva che quello che ci univa come gruppo, perché facendo molti cammini nei sentieri, nei boschi, la macchina non poteva arrivare. In più aveva anche un costo economico, ad un certo punto poi si è rotta, ma diciamo che fondamentalmente e soprattutto non ci piaceva l'idea di fare una marcia della pace finanziando il multinazionale del petrolio. E abbiamo anche fantasticato sul fatto che gli antichi pellegrinaggi, diciamo, che andavano fatti con gli asini. Così ci è venuta l'idea di prendere gli asini. Arrivati all'altezza di Pamplona in Spagna, abbiamo avuto l'opportunità di incontrare una famiglia la quale era disposta a prendersi la macchina e in cambio darci 2 asini, fare una sorta di baratto. E così è stato. Solo che non ci hanno avvertito che una delle 2 asine, che erano 2 femmine, era incinta. Perciò giorno dopo giorno notavamo che la pancia di una continuava a crescere. All'inizio pensavamo solamente che mangiava troppo, invece poi consultando i veterinari ci hanno detto che era incinta. Così abbiamo continuato il nostro cammino, diciamo, rallentando di molto per non forzarla troppo, fino a che siamo arrivati che era metà dicembre dell'anno scorso in Toscana, Monteriggioni, e l'asinella doveva partorire. Da lì abbiamo trovato ospitalità presso un'azienda agricola, la quale verrà anche in cambio di lavoro, ci ha ospitati per far nascere l'asinella. E poi da lì abbiamo aspettato altri 3 mesi per dargli l'opportunità a lui di crescere, avere le forze necessarie per prendere il cammino, che poi da lì abbiamo ripreso andando prima verso il Lago Trasimeno, Perugia, Assisi, da Assisi fino a Roma, e da Roma appunto abbiamo deciso di intraprendere questo famoso cammino del Volto Santo in direzione fino a Manopello, dove poi da lì proseguiremo il nostro cammino scendendo nel sud dell'Italia, costeggiando il Mar Adriatico, fino ad arrivare a Bari o Brindisi, dove ci imbarcheremo per l'Albania, e da lì proseguiremo a piedi il nostro cammino passando per un pezzettino della Macedonia, la parte alta della Grecia fino a Istanbul. Da Istanbul attraverseremo tutta quanta la Turchia, per poi passare in Siria, Giordania, Israele, Palestina, Gerusalemme, che sarà la nostra tappa finale. E dato che questa poi, soprattutto lo tengo a dire, che è una marcia totalmente libera a tutti, chiunque ha l'opportunità di unirsi a noi anche per un breve tratto, per un giorno, una settimana, un mese, e provare questa splendida esperienza con noi. Vogliamo invitare a tutte le persone che vogliono condividere con noi in questa marcia, anche un giorno, una settimana. Questa è una marcia libera a tutti. E nos piace veramente condividere anche un solo momento nel giorno con le persone che vogliono aprire il cuore e condividere un momento di amore e pace. Ciao a tutti, grazie Pugnara per questa ospitalità meravigliosa. Noi facciamo questo cammino non per arrivare a Gerusalemme, e questo è lo punto, ma è per stare qua con voi. Tutto che abbiamo fatto fino adesso, tutto questo impegno per la pace mondiale, per stare in questo momento qua con voi, grazie de cuore per ricevere le nostre famiglie, gli asini, e vedere questi sorrisi a guardare noi, e tutto che noi vogliamo in questo viaggio è trovare persone come voi che riaccendono la chiama di fede in un mondo migliore per tutti noi. E tutti che noi volemo, grazie Pugnara, grazie Abruzzo, grazie a tutti voi.